Terracini. Buongiorno Massimo. Buongiorno Massimiliano, a te e a tutti i radioascoltatori. Il nucleo operativo della Protezione Civile di Firenze, che si occupa di raggiustica trapianti, ecco il perché abbiamo dato il buongiorno a Massimo Terracini, ha vinto il premio della gratuità 2016. Il riconoscimento è appunto andato all'associazione che dal 93, pensate dal 93, si occupa di trasportare organi in tutto il mondo e quindi di salvare altre vite umane. Percorsi 3 milioni di chilometri per trasportare midollo osseo e cellule necessarie ad altrettanti trapianti. Grazie a nome di tutti e di tutta la comunità toscana e italiana, a voi della Protezione Civile, nucleo operativo della Protezione Civile, caro Massimo Terracini, questo premio è tutto meritato. Quando lo ritirate? Domani mattina alle 10:30 nel Salone dei 500, nel più bel salone del mondo, perché pensate che vengono davvero persone da tutto il mondo per poter assistere a delle cerimonie nel Salone dei 500. Noi domani saremo per qualche minuto al centro dell'attenzione. Voi, ecco, siete non per qualche minuto, ma sempre al centro dell'attenzione, purtroppo, perché intervenite laddove c'è da trasportare un organo. Un organo significa che una persona muore, però grazie al vostro servizio, quello del nucleo operativo della Protezione Civile, si riesce a far vivere un'altra persona. E questo, guardate, è veramente una grande, grandissima ricchezza. Voi avete percorso, qui ho dato dei numeri così a casaccio, perché no, non tanto a casaccio, ma insomma mi pare dare dei numeri un po' orientativi, 3 milioni di chilometri. Beh, 3 milioni di chilometri su strada, poi quelli fatti, diciamo così, con le tratte aeree sono non classificabili, però abbiamo fatto diciamo almeno diverse migliaia di tratte aeree in questi 23 anni, abbiamo toccato tutti e 5 i continenti, qualcosa come 200 città, ma soprattutto più di 9.000 vite abbiamo dato il nostro contributo perché potessero ritornare a fiorire. E questo è veramente importante, ho detto, è un servizio al servizio di, veramente, è al servizio della comunità. Da una morte nasce una vita, grazie soprattutto anche a queste persone che come Massimo Terracini, nucleo operativo della Protezione Civile di Firenze, si spendono in questo senso. L'ultima operazione vostra quando risale, Terracini? L'ultima operazione risale proprio a 2 giorni fa, ed è stata anche un'operazione non facilissima perché il volo dove era sopra il nostro collega che arrivava dalle Hawaii, dove un generoso donatore anche in quel luogo sperduto del mondo aveva deciso di mettere a disposizione una parte di sé per la comunità, purtroppo c'è stato un malore del comandante che pilotava quel volo e quindi hanno dovuto fare un atterraggio di emergenza a Salt Lake City e noi chiaramente abbiamo dovuto passare la notte al telefono e al computer per cercare di riproteggere nel miglior modo possibile questo nostro collega e fare in modo che arrivasse a destinazione a Madrid con meno ritardi possibile. Alla fine, con la disponibilità del personale di terra e con le capacità della nostra sala operativa, abbiamo ritardato solo 1 ora e mezzo rispetto al programma. Massimo Terracini, nucleo operativo della Protezione Civile di Firenze, si occupano della logistica dei trapianti, vince il premio della gratuità 2016. Grazie a nome di tutti, Terracini, buona giornata. Grazie anche a voi, grazie al Rete del Volontariato Toscano e a Celsus che ci hanno dato questa grande opportunità. Buona giornata di nuovo.